Buongiorno a tutti ragazzi, oggi match day per la Juventus, infatti si gioca un importantissimo per la classifica di Serie A, Juventus-Sassuolo, unica squadra che ha battuto la Juventus nel girone d'andata, è proprio il Sassuolo di Dionisi, e quindi cerchiamo di non fargli vincere una seconda partita contro di noi perché sarebbe quantomeno eccessivo, ecco, io voglio utilizzare questo termine. Però oggi non ci occuperemo soltanto di Sassuolo-Juve, sarà l'argomento topic di oggi, però due paroline le voglio fare anche su quella che è stata la notizia della mattinata, cioè l'esonero di José Mourinho da parte della Roma. Ragazzi, cosa di veramente pesante, qualcosa di inaspettato, perché nessuno si poteva aspettare che la Roma prendesse effettivamente questa decisione, ma qualcosa di secondo me molto giusto, perché i risultati andavano tutti in quella direzione lì, quindi uno si può stupire del fatto che la Roma abbia effettivamente deciso di esonerare Mourinho, ma non ci si può stupire del fatto che la Roma potesse pensare di farlo, perché quello doveva essere per forza di cose un dato di fatto. La Roma sta andando molto male, è stata eliminata dalla Coppa Italia. In campionato il quarto posto sembra ormai molto complicato e in questo momento la Roma starebbe pensando a Daniele De Rossi come sorta di traghettatore per i prossimi mesi, arrivare fino a giugno e poi decidere con che allenatore andare avanti. Ora, la scelta di De Rossi mi sembra un po' una scelta tappabuchi, diciamo così. De Rossi ha avuto delle difficoltà anche in Serie B, quindi sicuramente in questo momento non è pronto per essere un allenatore di Serie A. Poi il fatto che la Roma voglia cercare di inserire una figura che conosce già l'ambiente si può comprendere, è un ragionamento che spesso e volentieri le società di calcio fanno per cercare di abbreviare, ok, una specie di scorciatoia per arrivare già al punto in cui si conosce l'ambiente e quindi c'è un inserimento con meno traumi. Però pensare a De Rossi come allenatore della Roma in questo momento mi fa quantomeno sorridere. Poi la Roma ha preso la decisione giusta nell'allontanare Mourinho, è una scelta coraggiosa, senza ombra di dubbio, perché Mourinho è comunque una personalità importante, però la Roma stava facendo effettivamente troppo poco e dovrà cercare di invertire questa tendenza. Vedremo se alla fine sarà davvero Daniele De Rossi l'allenatore scelto dalla Roma, anche se in questo momento sembra di sì, e soprattutto vedremo se la Roma riuscirà a recuperare un po' di terreno con questo cambio in panchina e se De Rossi si rivelerà di essere all'altezza per una panchina importante comunque come quella della Roma in Serie A. Secondo voi la Roma di De Rossi o eventualmente la Roma senza Mourinho riuscirà a recuperare terreno e riuscirà ad arrivare almeno al quarto posto? Io la vedo comunque molto complicata, ma si sa, ho visto che la classifica è un pochino precaria in quella posizione lì, e settimana dopo settimana, un po' il Bologna, un po' la Fiorentina, un po' la Lazio, un po' il Napoli, c'erano tutte queste squadre, no? Che sono orbitate in quella zona nelle ultime settimane, quindi potrebbe succedere tutto, un po' come diceva ieri Allegri, ci sono degli equilibri che fanno molto presto a cambiare nel mondo del calcio e lo abbiamo visto appunto con la classifica inerente al quarto posto nelle ultime settimane. Bastava dare un'occhiata e se perdevi una settimana eri già poco aggiornato, eri già fuori dalla quotidianità, diciamo così. Ma ora pensiamo noi perché abbiamo tanto di cui pensare, abbiamo alcuni momenti in cui mi viene un po' di ansia perché ieri Allegri ha parlato di formazione. Ha parlato di un ballottaggio che si starebbe portando dietro in questo momento, quello legato alla difesa, quindi uno tra Rugani e Alexandro. Ipotizziamo, no? Ipotizziamo, dato che la Juventus dovrà affrontare il Sassuolo e quindi il Sassuolo nella parte destra alta avrà Berardi, ipotizziamo un Alexandro contro Berardi. Alexandro versione 2024, che non abbiamo ancora visto in realtà, quindi potrebbe essere tutto, potrebbe essere nulla. O comunque un Alexandro versione ultime volte che l'abbiamo visto contro un Berardi che in questa stagione sta veramente facendo ancora una volta molto molto bene a Reggio Emilia. Io non sarei tranquillo di questo duello uno contro uno. Preferirei di gran lunga Rugani a sinistra, che quando ha giocato in questa stagione ha dimostrato di essere un giocatore affidabile, uno di quelli su cui puoi contare anche una volta tanto, come in questo caso, per sopperire alla squalifica di Gatti. Quindi traslocherà
Danilo a destra e a sinistra io mi auguro di vedere Rugani. La formazione della Juventus in questo momento sembra essere decisa, quindi Szczęsny in porta, Rugani a sinistra, Bremer centrale difensivo della difesa 3, Danilo braccetto di destra, alto a destra Cambiaso, alto a sinistra Kostic, in cabina di regia barra mediano Locatelli, centro-sinistra Rabiot, centro-destra Miretti, ancora una volta Yıldız titolare insieme a Vlahovic, con Chiesa che ha a disposizione, tanto per tornare un po' a quella che è stata la conferenza stampa di Allegri di ieri. Io credo che sia una formazione giusta per gli uomini che siano a disposizione, sicuramente l'assenza di McKennie si farà sentire, perché McKennie è stato uno dei giocatori migliori della stagione della Juventus da tanto, dal punto di vista della quantità, e sta iniziando a dare tanto anche dal punto di vista della qualità. Mancherà Gatti, che è un altro giocatore che è stato importante all'interno della Juve in questa stagione, con dei gol segnati importanti, che è stato anche un po' un giocatore che all'andata ha creato delle situazioni sfavorevoli, possiamo dire così, per la Juventus, perché l'autogol di Gatti è arrivato come se fosse una doccia fredda, no? in quella serata di inizio campionato. Poi Gatti è stato secondo me molto bravo nelle altre partite stagionali in Serie A, per poi tornare in Coppa Italia a fare un errore da matita blu contro la Salernitana in apertura di Danza, è l'unico gol preso dalla Juventus in Coppa Italia, appunto quel retropassaggio scellerato di Gatti, quell'assist possiamo dire all'attaccante della Salernitana che dopo un minuto porta la Juventus in svantaggio, poi il resto è storia con 10 gol segnati in due partite. Ma questa non è Coppa Italia, questo è il campionato. Il Sassuolo in questa stagione ha giocato, mi pare, 9 gare fuori casa, perdendone 5, pareggiandone 2, vincendone 2. Quindi più della metà delle partite giocate fuori casa da Sassuolo in questa stagione non sono state un successo. Il Sassuolo è una squadra sicuramente con delle caratteristiche interessanti, ma la Juve in questa stagione sembra essere sopra in tutte. Come al solito vi metto qui il match program che parla chiaro, no? Il Sassuolo tira leggermente più in porta della Juve, fa tanti passaggi sulla tre quarti, e questa è una caratteristica del Sassuolo. È una squadra che dribbla tanto, e qui torniamo un po' al discorso Alessandro contro Berardi, no, meglio Rugani contro Berardi, ed è una squadra che batte tanti corner con un baricentro leggermente più alto della Juve. Per tutto il resto la Juve statisticamente sulla carta è una squadra migliore del Sassuolo, e lo dice anche banalmente la classifica, con il Sassuolo che negli ultimi anni ha avuto una classifica sicuramente più sorridente, più felice, e in questo momento invece deve anche preoccuparsi un pochettino di quelle che ci sono dietro se non vuole essere trascinato all'interno della lotta per non retrocedere. E dato che comunque stiamo parlando di Berardi, che in questo momento è il secondo capocannoniere della Serie A alle spalle di Lautaro, quindi mica male per niente, cerchiamo anche di capire come la Juventus potrebbe approcciare la partita dal punto di vista della fase di non possesso, quindi Rugani contro Berardi per questo motivo qui. Kostic e Rugani andrebbero sempre al raddoppio, è ovvio che se poi spinge Petersen, Kostic deve dedicarsi anche al terzino destro del Sassuolo, però questa gabbia tra il braccetto di sinistra e l'esterno di sinistra potrebbe essere molto interessante. La stessa cosa potrebbe venire tra Cambiaso e Danilo dall'altra parte, con Viti e Lauriente. Tra l'altro Cambiaso ha giocato a sinistra in questa stagione e a volte proprio con Danilo da quella parte, quindi è un automatismo che si ripropone semplicemente dall'altra parte. La Juventus in fase di non possesso è schierata praticamente sempre con un 5-3-2. Quando invece la palla è della Juventus, o comunque la palla è del Sassuolo, ma nella parte vicino alla porta del Sassuolo, la Juventus va in pressing e alza la mezzala di destra. In questo caso avremmo Yıldız, Vlahovic e Miretti, che potrebbero andare a marcare Petersen, Erlich e Tresoldi. Poi ovviamente ci sono sempre Kostic e Cambiaso che possono aiutare. Kostic è un giocatore che solitamente rimane molto largo, mentre Cambiaso tende anche a entrare dentro il campo, e se all'andata Boloca e Matheus Henrique ci hanno fatto ballare letteralmente, vedere sorci verdi, Rabiot, Locatelli, Cambiaso e Miretti dovranno cercare di limitare le loro scorribande e ritrasformarli in giocatori normali, non giocatori di livello come invece è stato a Reggio Emilia. Insomma, la Juve ha tutte le carte in regola per vendicare quella brutta serata. La Juventus ha il dovere, in realtà, penso
chance oggi di portarsi a casa i tre punti, anche se non sarà facile perché storicamente il Sassuolo è una squadra che la Juventus soffre. In realtà il Sassuolo è una squadra che fa soffrire spesso e volentieri le big, e magari altre partite un po' più facili, un po' più alla portata, vanno anche a deludere quelle che sono le aspettative. Dionisi è un tecnico interessante che ha già dimostrato di poter sconfiggere, battere a livello tattico anche degli allenatori molto più esperti di lui, e quindi cerchiamo di portarci a casa questi tre punti perché sarebbero molto importanti. Quindi fatemi sapere tutte le vostre opinioni in merito a quella che sarà la partita di questa sera, alla decisione della Roma. E per terminare voglio spammare un contenuto, un video che è uscito ieri sul secondo canale, quello retro, quello dedicato un po' alla nostalgia, agli anni 2000, e voglio parlarvi del lavaggio del cervello che Pokémon ha fatto ai bambini del 2000, in quegli anni lì. Se avete vissuto quegli anni, andatevi ad ascoltare quel video perché ci sono un sacco di spunti di riflessione importanti. Ragazzi, questo è tutto, buona serata, noi ci vediamo in live questa sera per viverci insieme le magie e le emozioni di Juventus Sassuolo, e poi qui su YouTube per tutti i contenuti post partita. Ciao!